Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi video sul decespugliatore, ma sugli attrezzi che si possono montare, e in questo caso due gadget che mi sono stati mandati da Emporio di Antonio. Quindi vi dicevo, decespugliatore e cose che si possono montare sul decespugliatore. Come vedete io ho già montato tutto, adesso poi vi faccio vedere nel dettaglio come si montano, ma parliamo di questa maniglia che è particolare perché ci fa tenere la schiena dritta e ci fa lavorare molto meglio che la maniglia standard del nostro decespugliatore, e quello che vedete montato in testa che non è nient'altro che una fresa non come abbiamo visto le frese precedenti, ma questo qui è come le zappette d'ergoterra, quindi girano in questo modo qua invece che in questo modo qua. Andiamo a vedere il montaggio e intanto spieghiamo anche il perché la voglio utilizzare, dove la voglio utilizzare. Intanto vi lascio anche il video dell'utilizzo in quanto tale. Allora, quindi parliamo della Flexitiller Plus. Questa qui è la fresa che vi dicevo con le zappette, come vedete qua. Ovviamente già utilizzata e già testata, perché io la utilizzo sempre prima le cose, prima di dirvi il mio parere. È una fresa che si può montare su tutti i decespugliatori, meglio di bassa cilindrata, quindi dai 30 cc, perché sui 50 e oltre bisogna usare metà del gas, perché nel caso si andasse a incastrare un sasso in questa posizione qua, potrebbe essere che andiamo a rompere o a spanare il nostro dado che tiene le due zappette. Insomma, non ci vuole così tanta forza per azionare questa fresa è a 2, c'è anche quella a 4. Il montaggio è abbastanza semplice e anche lo smontaggio è veloce. Quindi andiamo a montare sul nostro decespugliatore il pezzo. Vedete, questo è il primo pezzo che ci viene mandato in dotazione, mentre quello nella mano sinistra è quello che avete già del vostro decespugliatore. I due pezzi si devono incastrare e a questo punto mettiamo anche dentro il dado che fissa il pezzo, che è sempre in dotazione al nostro decespugliatore. Questo dado in tutti i decespugliatori gira al contrario. Andiamo quindi a fissare sotto e a stringere. Anche manualmente va benissimo, si stringe in automatico. Andiamo dunque a montare la testina, la avvitiamo, attenzione a prendere bene il filetto, anche se è bello spesso, comunque bisogna fare un attimo di tensione, sempre tenendo fermo la parte sotto così che si avviti senza problemi. E poi, prendendo la chiave che ci è stata data, stringiamo il filetto fino in fondo, così da rendere solidale la testina ai nostri ingranaggi, alla nostra coppia conica del nostro decespugliatore. Ora, per rendere solidale tutto al nostro decespugliatore, dobbiamo prendere queste due stecche, che da una parte sono a 90 gradi, dall'altra sono inclinate. Quindi infiliamo quei rivetti che vedete metallici dentro le protezioni in gomma, quelli piccoli vanno verso la testina dove ora sto avvitando, e quelli un po' più grandi verso la protezione arancione. Verso la testina va la stecca piegata a 90 gradi, con le due viti filettate, infiliamo nel filetto della testina e andranno a fissare la testina poi al nostro decespugliatore. Le due viti hanno testa esagonale. Montate sulla testa, adesso dobbiamo fissarle all'asta del decespugliatore. Ci sono o due colletti in metallo, semplicemente da montare uno sopra e uno sotto, oppure si può montare, ed è consigliata, la protezione arancione che trovate. Quindi all'esterno verso l'alto
e montiamo il nostro colletto in metallo, e verso il basso, verso il centro, comunque come si montano tutte le protezioni, metteremo la nostra protezione arancione con le stecche all'interno. Parliamo invece del trimmer light. È semplicemente questa maniglia che è tutta in un unico pezzo, fatta in metallo, anche l'attacco qua è in metallo, e serve per tenere la schiena dritta. Vi lascio alcune immagini con la presa qua e la presa qua, vedete che spalle e anche l'attrezzo rimangono più dritti e quindi si può lavorare più a lungo. È anche un po' più esterna e soprattutto regolabile su qualsiasi operatore. Per regolarla ci sono due regolazioni. Mentre questa qui sopra ci aiuta, queste due viti, una opposta all'altra, ci aiuta all'elevazione, quindi portiamo più su o più giù e verso la nostra canna l'impugnatura, questa qui sotto, queste due qui sotto ci permettono la regolazione in su e in giù, ma anche traslate, perché volendo questa maniglia la posso montare al contrario e utilizzare il mio decespugliatore ad esempio per fare i bordi, quindi tenere il decespugliatore al contrario. Quindi è molto versatile. In più, con gli adattatori che vengono dati, questo attrezzo si adatta un po' a tutti i decespugliatori di diverse dimensioni, che hanno la canna di diverse dimensioni, quindi è veramente versatile, si può utilizzare su tutti i decespugliatori, più leggeri o meno leggeri. Il modo migliore però per vedere se è centrata la maniglia, se funziona bene, è questo: prendere il decespugliatore solo per la maniglia che abbiamo montato e vedere se rimane più o meno in asse. Contate che poi va tutto sulla vostra posizione del corpo. Vedete che io alle braccia tese riesco a utilizzare il mio decespugliatore con la mia punta per terra, quindi braccia tese e non in questa maniera qua, faccio vedere, così braccia tese posso lavorare tranquillamente. Se io dovessi prendere questa maniglia qua, già vedete che alzo questo braccio qua e vado verso la mia testina, quindi la schiena è irregolare. Come vado se dovessi lavorare così? Quindi tenere il braccio teso qua e la schiena piegata e la testa in avanti. Come vado a prendere qua, io riesco a fare questa cosa qua, quindi avere le braccia tutte e due tese e quindi non piegarmi e non aver male la schiena. Ve lo faccio vedere anche da dietro. Quindi io tengo per la mia maniglia, riesco a lavorare tranquillamente. Se dovessi prendere questa, vedete già che con l'impugnatura vado ad abbassarmi, quindi alzo l'impugnatura e riesco a lavorare in un modo lineare con il mio corpo, con le braccia distese, quindi senza essere in una posizione sbagliata come potrebbe essere questa. Quindi io ho deciso questa combinazione qua con il trimmer light che mi tiene un decespugliatore che è molto potente, perché è un 50, quindi è anche fin troppo potente per questo attrezzo, che è il Flexi Triller da 2, non da 4. Questo pesa circa 1,5 kg, l'altro è quasi 3 kg, 2,9 kg. È anche vero che deve affondare nel terreno, quindi il peso ci sta anche. E vi consiglio di utilizzarlo con un decespugliatore di minor portata, perché intanto funziona tranquillamente, anzi questa ho dovuto tenere il gas quasi al minimo, ma la maniglia mi è servita tanto per sorreggere il peso anche di tutto il motore. Quindi probabilmente nei prossimi video o nei prossimi utilizzi terrò la maniglia su questo decespugliatore, e qua ovviamente posso andare a cambiare sempre la mia testina con tutte le altre testine che utilizzo, con il filo piuttosto che con la lama, con tutto quello che voglio, insomma. E quindi vi lascio il link in descrizione, Emporio di Antonio, trovate il Flexi Triller e il Trimmer Light. I prezzi ovviamente variano ogni volta, vedete, attualmente c'erano degli sconti e si possono sempre trovare occasioni, soprattutto nella stagione che viene. Per questo è tutto, mi sento di consigliarvi questi attrezzi
e fatemi sapere se per caso l'avete già o se avete intenzione di utilizzarli, di comprarli, e se li utilizzate fatemi sapere se effettivamente anche voi vi trovate bene come mi sono trovato io. Io continuo ad andare a lavorare nella vigna, c'è da togliere un po' di erba e questa è la cosa migliore per togliere l'erba. Un saluto a tutti, vi auguro buona giornata e ci vediamo a un prossimo video.